Questa è una conferenza stampa, ma anche una piccola festa, perché questa magnifica creatura, che dovrà crescere come tutte le creature, dovrà migliorare, dovrà camminare e diventare sempre più importante, che la legge sulle unioni civili oggi compie un anno. Io devo dire, finalmente la legge è patrimonio di tutti, vedete che in questo tavolo sono presenti anche gli amici delle altre formazioni politiche che hanno lavorato tenacemente per ottenere la legge e finalmente, ed è la prova anche della presenza delle grandi associazioni nazionali in questa sala, finalmente le persone omosessuali e lesbiche sono presenti, esistono in questo paese e nel nostro ordinamento giuridico. C'è ancora molto da fare, ma abbiamo affermato due parole importanti: uguaglianza e pari dignità sociale. È stato un dibattito complicato, talvolta surreale, ma che alla fine credo ha consentito di dare una risposta a una domanda che si poneva ormai da quasi 30 anni nel nostro paese, perché ormai da 30 anni si discuteva di proposte di legge che andavano in questa direzione, e di rispondere con un ritardo meno grave, ma non meno lungo, ma non meno grave, a una sollecitazione che ci veniva dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dal 2010. La Liguria non si tocca e la Puglia non si tocca. E la Puglia non si tocca e la Puglia non si tocca. Sì, ma infatti noi, se loro dicono che è strategico, ci crediamo. Vogliamo però decidere noi dove arriva. Squinzano ha il favore della popolazione locale, che è vicino alla centrale Enel e potrebbe alimentarla e decarbonizzarla, in coerenza con quello che Calenda ha detto ieri sui piani di decarbonizzazione dell'Italia. E la Puglia non si tocca, e la Puglia non si tocca. È un impegno importante, strategico direi, da sempre. È un impegno che ci vede coinvolti al fianco delle istituzioni, ma anche con un investimento della nostra azienda, i British American Tobacco, molto, molto rilevante. Perché siamo convinti che il fenomeno del contrabbando sia un fenomeno odioso, sotto numerosi aspetti. Non soltanto perché sottrae aree di legalità e di presidio allo Stato, sottrae risorse all'erario, mette a serio rischio e repentaglio la salute dei consumatori e la reputazione delle aziende che invece legittimamente operano in questo settore. Il rapporto che sarà presentato dimostrerà che oggi il mercato italiano vale in campo europeo poco più del 5%. Questo potrebbe condurre a sottostimare il significato del contrabbando. Una corretta lettura di questo dato porta ad iscrivere il contrabbando nell'ambito delle attività dell'economia criminale. Questa è la lettura più corretta, quindi non importa quanto frodano di accise, di IVA allo Stato, eppure sono diverse centinaia di milioni di euro. L'importante è che si tratta di delle reti criminali che si adattano. La parola adattività è il contrassegno più efficace per indicare la nuova natura di queste forme di criminalità.